C'era una volta un'isola in mezzo al Mediterraneo. L'imperatore Tiberio la scelse come buon ritiro, guadagnandosi una fama di cui ancora oggi si discute. Da allora sull'isola si sono sviluppate due anime, quella dei pescatori, l'ultimo pescatore di capri, e quella dei contadini. Mentre il mare le separava dal resto del mondo, una montagna le divideva completamente l'una dall'altra. Per secoli sono riuscite a sopravvivere instaurando una relazione decisamente complicata. Poi all'improvviso, per colpa o per fortuna di quella che era stata la piscina dell'imperatore, sono arrivati prima gli artisti, poi i miliardari, i re, i futuristi, gli attori americani ed infine l'esercito del selfie. Questa è la storia dell'altra Capri, quella di chi si muove tra i vicoli per evitare i turisti e fa il giro lungo con le borse della spesa per non passare davanti ai potenti che bivaccano in piazzetta. Questa è l'isola di Capri, come forse non l'avete mai vista.